Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi parliamo di centrosinistra, parliamo di quelli che sono i movimenti a livello nazionale ma anche a livello locale, fermo restando che le ore sono concitate, quindi da un minuto all'altro cambia la situazione, anche se in realtà poi sono 71 giorni che questo paese, che l'Italia, non ha un governo, e di questo anche parleremo oggi con due rappresentanti, diciamo così, del centrosinistra in senso ampio, e quindi Mauro Grassi della struttura di governo di Italia Sicura, Partito Democratico. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. E buonasera Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, appartenente all'MDP. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, per capire anche, forse come prima domanda, vorrei sentire un po' il vostro parere su un popolo, un pezzo di elettorato che è deluso dal centro-sinistra. Noi abbiamo titolato delusi al quadrato, sono andati, magari si sono affacciati al Movimento 5 Stelle e oggi si ritrovano ad aver forse contribuito alla nascita di uno dei governi più a destra della storia d'Italia. Non deve essere semplice per loro, no? Grassi, in qualche modo. Ma questo bisognerebbe chiederlo a chi ha fatto questo tipo di ragionamento. Io non lo so, io non sono molto d'accordo sul governo più a destra di tutta la storia d'Italia. Si continua a cercare di dare al risultato elettorale un'impronta, un'interpretazione che in qualche modo ci tiene fuori da ogni responsabilità. Io non sono così d'accordo. Il governo mi sembra più confusionario che di destra. Per quello che sto leggendo ora. Sì, anche se infatti poi ancora questo progetto, programma di governo, contratto, a dire la verità, come è stato chiamato, non è ancora del tutto pubblico, però insomma le indiscrezioni sono queste. Biagioli, anche dal suo punto di vista, è una delusione al quadrato oggi per chi ha votato il Movimento 5 Stelle. Magari si immaginava, come aveva suggerito qualcuno, mi viene in mente Scalfari, che il Movimento 5 Stelle potesse diventare la nuova sinistra, il nuovo partito di sinistra. Ma il Movimento 5 Stelle ancora non ha una definizione politica classica, per cui sai, fin tanto si sta da fuori, ci si può permettere di dirsi non di destra o di sinistra. Il problema è che quando poi verranno chiamate a fare le scelte, che si vedrà la vera natura di quel movimento e cominceranno a entrare anche in conflitto le componenti interne, perché di destra non sono partiti, sono le scelte che si fanno, per cui nel momento in cui uno sceglie si capirà se sono scelte che si avvicinano più a Salvini e a Berlusconi o se si capirà se sono scelte che si avvicinano più a sentimenti di centro-sinistra. Fino a quel momento ancora si gioca un po' all'equivoco, no? Come si è fatto in questi anni, per cui si usano tutte quelle tematiche che dovrebbero essere prepolitiche, l'onestà, la trasparenza, l'efficienza, cioè queste cose non è che hanno un colore, dovrebbe essere richiesta a tutte. Si è pensato che qualcuno le potesse interpretare meglio di altri, in realtà ci si rende conto che poi alla fine, quando si arriva a avere le leve di potere, allora la metamorfosi avviene e si comincia a caratterizzare da quello che era un movimento a quello che è un partito con un profilo politico chiaro. Qual è il ruolo di Berlusconi in tutto questo? Perché poi, no, come dire, il centrodestra sembra riunito, forse almeno stando ai sondaggi, è quello che in un'ipotesi di nuove elezioni guadagnerebbe di più, e mentre il Movimento 5 Stelle pagherebbe qualcosa, fermo restando che insomma il ruolo di Berlusconi è ancora ambiguo, c'è, ma è nell'ombra, come insomma molti si aspettavano. Forse gioca ancora un ruolo importante, no, Grassi, in questa fase politica. Ma intanto Berlusconi c'ha un doppio vantaggio: il primo, che è stato riabilitato con questa sentenza sulla Severino. Insomma, io tengo a precisare sempre che non è stato riabilitato dalla condanna che ha avuto per frode fiscale, quindi è stato riabilitato sulla Severino. Ed è forse giusto così. Quindi c'ha la possibilità di ripresentarsi alle elezioni. La seconda è che Berlusconi copre un'area che è scarsamente, che è la destra moderata, che in questo momento non va molto di moda, ma che non è detto che sia completamente scomparsa. Quindi Berlusconi, secondo me, gioca un ruolo importante, e la mia impressione è che stia facendo pressione su Salvini per far saltare il banco e andare a nuove elezioni e vincere insieme a Salvini con il centrodestra. Ovviamente poi la nostra discussione verterà e arriveremo presto su quello che deve fare o avrebbe dovuto fare o dovrebbe fare il centro-sinistra, però volevo partire da Biagioli anche con un po', perché tutti nel Partito Democratico, in molti dicono, non si è mancata l'analisi della sconfitta, bisognava farla di più e farla più approfondita, bisognerà farla più approfondita. La domanda la giro anche per quanto riguarda insomma, il vostro schieramento, Liberi Uguali. Il 26 o 27 maggio credo ci sarà l'analisi della sconfitta, insomma comunque una riunione di partito, un'assemblea
europea, una riunione generale, forse un po' in ritardo, no? Ma in realtà l'analisi della sconfitta noi si è già fatta, era anche abbastanza facile, tra virgolette, perché avevamo in mente che i delusi della sinistra potessero essere affascinati da un programma nettamente di sinistra. Chiaramente il tempo breve e la poca credibilità non hanno portato quei numeri che speravamo. Il 26 succede qualcosa di diverso, cioè si crea le basi per cominciare a strutturare quello che sarà un nuovo partito della sinistra. Se non è questo, si continua a palleggiare e credo che ancora una volta si perda del tempo prezioso, perché il prossimo anno ci sono le europee con la soglia sbarramento al 4%, ci saranno le amministrative. Cioè, non è che i partiti, si ritorna lì, si fanno i partiti di sinistra, cioè bisogna avere all'interno una filosofia, una concezione del mondo e una capacità di leggere la società che ci porta a essere attuali con le proposte che facciamo. Se no, se si pensa essere di sinistra significa riproporre alcune bandiere o alcune cose che sono state efficaci per il passato, io credo ci troveremo ancora una volta a fare conti poi con le persone non ci capiscono, ma neanche con un ruolo che la politica secondo me deve avere. Cioè, io ho sempre pensato alla politica anche un ruolo pedagogico nella società. Cioè, non si può pensare che noi siamo lì a raccogliere tutto quelli che sono i movimenti di pancia di quello che succede. Credo sia un ruolo che va, cioè un'andata e un ritorno, cioè si coglie quelli che sono i sentimenti delle persone, ma si riesce anche a elaborare un pensiero che poi riesce a farsi strada, a egemonizzare, usando un termine antico, quello che è la cultura politica della società. Quindi questo vorremmo fare. In questo senso, perché ricostruire il partito della sinistra vuol dire, cioè guardando anche al Partito Democratico, sono delle possibili alleate anche con la nuova guida che sarà del Partito Democratico, poi vedremo anche lì, insomma, quando si farà il congresso e tutto il resto, cioè ricostruire un'identità di sinistra che poi può comprendere anche altri partiti o qualcosa sta a sinistra del Partito Democratico? Dire che comprende il Partito Democratico significa, in termini comunicativi, dire che si fa qualcosa a servizio, a stampella del Partito Democratico. Non è questo. Cioè io credo che le alleanze si fanno dopo. Cioè noi in questo momento, se si ritiene ci sia necessità proprio di un qualcosa che culturalmente sia diverso nella società, speriamo di fare qualcosa di buono, perché non è facile, e che abbia attrattiva soprattutto per le nuove generazioni. Questo è quello che vorremmo fare. Dopodiché sulle alleanze si guarda volta per volta, caso per caso, situazione per situazione. Cioè un partito fa così, non è che nasce per essere alleato a qualcuno, nasce per proporre una propria idea, dei propri programmi, e sulla base di chi accompagnerà o meno quei programmi si fanno l'alleanza. Se no si fa l'errore che si è fatto in questi mesi in un sistema proporzionale in cui non si è pensato a promuovere e a portare avanti i programmi, ma a capire tutto in maniera tattica, con chi ci si alleava e con chi, diciamo, non ha pagato. La convince, grazie. Poi soprattutto il Partito Democratico invece, come dire, cioè perché se come dire, loro guardano, diciamo, a ricostruire un'area, capisco le alleanze le si fanno dopo, però il Partito Democratico deve ritornare a guardare a sinistra, questo mi sembra in molti lo dicono, come dire, vi si incrociano gli sguardi, no? A un certo punto oppure no? E poi la domanda è anche questa: la priorità oggi del Partito Democratico è ricompattare un'area o riguardare appunto a sinistra, oppure magari invece intercettare quei moderati di cui parlava anche lei, forse oggi sono un po' allo sbando, secondo lei? Ma io non credo alla come dire, ricostruzione di un partito di sinistra così, partendo dall'EU. Io per esempio posso fare anche un apprezzamento personale. Un sindaco come Alessio Biagioli, io lo considero uno fra i migliori sindaci della Toscana, non può ambire a rappresentare un movimento di sinistra che deve arrivare allo sbarramento del 4%, perché rappresenta una storia, una realtà, delle capacità che non hanno nulla a che vedere col 3-4%. Allora, io faccio un altro ragionamento. Io, come lei sa, già 4 anni fa dissi, appena cominciai a seguire l'ascesa di Renzi, che l'introduzione, il cammino di Renzi, le sferzate di Renzi avrebbero distrutto lo status quo del Partito Democratico. E secondo me, alla fine, questa visione maggioritaria del Partito Democratico, costruito come dovrebbe essere, da tanti pezzi, da tante filosofie, da tante culture, non avrebbe retto e si sarebbe rotto in due.
La rottura si può fare in tanti modi, si può fare come si è fatto ora con Leo, con, dopo, come dire, scontri personalistici, veleni, oppure si può fare dicendo anche, guarda, siamo due realtà, una realtà di sinistra, una realtà più di centro-sinistra, ognuno segue la sua strada, si espanda su questa strada, una visione più socialdemocratica, una visione più liberaldemocratica, e poi serenamente, non facendo competizione personale, ma cercando ognuno di portare avanti le sue idee, la visione più liberaldemocratica, aperta più a una posizione di centro, di una cultura di un certo tipo, quella socialdemocratica, ricostruendo un partito che può avere una sua validità e un suo peso, allora due blocchi del 20%, del 25% l'uno, io li vedo, non domattina, però li vedo come costruzione. Perché l'opposto di quello si è fatto nel PD, che è stato queste due culture scontrarsi per l'egemonia interna, che è diventata poi dominio nel momento in cui una di queste ha vinto. Così non si va da nessuna parte. Soprattutto oggi con una logica proporzionale che è tornata di moda. È assurdo, cioè pensare che il centrodestra si è diviso in tre pezzi e ogni pezzo del centrodestra rappresenta un'area, una cultura, un mondo, e lo porta al centrodestra. Noi invece si fa un partito unico in cui si fa finta di essere una logica maggioritaria, che non è, e dalla mattina alla sera ci si scontra per vedere chi riesce a egemonizzare. Egemonizzare sarebbe già buono, come diceva Alessio prima, no, a dominare questo partito. Questa è la fine del PD. Ieri ne abbiamo parlato in questa trasmissione anche con il sindaco di Firenze, Mario Nardella, che era qui, insomma, ha parlato anche lui di quello che è il suo punto di vista sul Partito Democratico e su quelle che dovrebbero essere le priorità. Ascoltiamo. Io da sindaco ovviamente non partecipo attivamente alla vita nazionale PD, però le dico tre cose. Primo, bisogna analizzare con grande chiarezza e nettezza le ragioni della sconfitta. Secondo, non è stato fatto finora? Io credo soltanto in parte, ci vuole tempo. Ad esempio al sud abbiamo perso perché non abbiamo una classe dirigente all'altezza. Ad esempio abbiamo pensato di poter risolvere i problemi politici con l'azione di governo, che è stata molto positiva. Io do un giudizio positivo all'azione di governo, ma non basta solo governare per rafforzarsi sui territori, per irrobustire la rete del partito. Secondo obiettivo, dobbiamo puntare a recuperare i voti persi, capire perché chi votava PD ha finito per votare 5 Stelle, ha finito per votare Lega. In questo senso non dobbiamo affatto denigrare o demonizzare gli elettori degli altri partiti. E terzo obiettivo, dobbiamo prendere in mano questioni con più chiarezza che forse in passato non abbiamo sufficientemente messo al centro della nostra azione. Da sindaco le dico ad esempio il tema della sicurezza, della legalità. Parlare di sicurezza non vuol dire scimmiottare la Lega, non vuol dire fare a gara con la destra. La sicurezza è un tema, diciamo, di sinistra. Quando io parlo con le persone anziane, quando io parlo con i giovani, le donne soprattutto, che hanno bisogno di sentirsi più protetti, parlo con gli anelli più deboli della mia comunità. Ecco, dobbiamo fare una serie di cose a testa alta, e credo che stando all'opposizione di un governo come quello che sembra che stia per partire, Lega, 5 Stelle con Forza Italia che sta un piede fuori e un piede dentro, noi avremo il tempo di riorganizzarci, di tirare fuori una proposta nuova, anche profondamente nuova, e tornare a affascinare, coinvolgere larghe parti delle nostre città. Allora, questo è il punto di vista di Nardella. Allora volevo sentire il vostro parere, anche quello di Alessio Biagioli, però riparto da Grazia, perché c'è un passaggio di Nardella in cui dice si è pensato di guidare, faccio insomma, un po' una perifrasi, però insomma si è cercato di guidare il partito con il governo, quando forse, vorrebbe dire Nardella, dovrebbe essere il contrario, cioè arrivare al governo con un'idea di partito. È d'accordo su questo? No, secondo me Nardella vuol dire una cosa che diciamo in tanti da tanto, che questa idea di avere un primo ministro che fa anche il segretario del partito è una boiata tremenda.
Poi gli istituzionalisti ci diranno che invece in Europa, io non sono in Europa, da noi ha sempre funzionato benissimo un segretario del partito che sta dentro le istituzioni come segretario del partito e un primo ministro, un presidente della regione, un sindaco che fa il governo. Questa dicotomia ha sempre rappresentato un vantaggio e noi si è voluta così per qualche fumisteria istituzionale levarla. Bisogna ritornare a quella. Un segretario vero, un candidato leader vero. Biagioli, volevo capire insomma, se è d'accordo su questo, sulle parole di Nardella e poi anche sul passaggio di Nardella del governo delle città, no? Visto lei anche da sindaco, lui dice sicurezza, legalità sono temi di sinistra, vanno declinati a sinistra perché sennò ne fa incetta la destra, d'accordo? Ma sì, di fatto, ma il problema molto spesso è comunicativo, cioè non è che tutti hanno problemi di sicurezza, il problema è che viene percepito da tutti il problema di sicurezza, anche chi non ce l'ha. È lo stesso il discorso dell'immigrazione, cioè una delle cose ormai si è radicata in questi anni sono i 35 euro, cioè non è che la Lega vince perché vince in mese di campagna elettorale, raccoglie i frutti di anni in cui i 35 euro degli immigrati, il nero fuori dal supermercato, e se rompe un vetro pare che sia i mandanti vengano tutti dalla sinistra, mandi la gente a rompere i vetri per rubare la roba. Cioè questa cosa qui che in qualche modo associa il concetto di più sicurezza al rigore o se si vuole all'ordine che la destra da sempre no, rivendica. In realtà i dati sono diversi, sono che non è che questi fenomeni si vincono con quel rigore che loro non hanno saputo applicare quando sono stati al governo, però non siamo stati capaci di risolvere in parte una serie di questi problemi che vengono considerati problemi minori ma invece nella larga parte del popolo sono quelli che toccano tutti i giorni. E dall'altra parte non abbiamo saputo comunicare un progetto alternativo, perché io posso essere d'accordo che troppi immigrati tutti insieme non riusciamo a gestirli, ma non perché danno noia all'immigrato in quanto persona, perché sono fenomeni che poi bisogna essere in condizione di gestire sul piano dello Stato, dall'abitazione, dal lavoro. Però dall'altra parte non si è toccato nemmeno la legge sull'immigrazione. Non siamo riusciti a dare un messaggio alternativo a quella della proposta della destra, cioè con flussi garantiti, con gli immigrati che arrivano con voli regolari e non con i barconi, cioè un meccanismo che in Europa, laddove ci sono paesi anche a guida a centro-sinistra civili, vengano gestiti tranquillamente secondo procedure umanitarie valide. Ecco, non necessariamente bisogna affrontare il tema della sicurezza come fanno gli altri. Il problema è che forse ci è mancata anche proprio l'idea di come farlo, non è soltanto un problema che si è lasciato il campo. Ecco, io credo su questo noi un qualche cosa bisognerebbe riuscire a dirlo, perché sennò si viene percepiti come fuori da problemi delle persone, e questo credo non sia assolutamente vero, anzi forse è vero il contrario. Grassi, in 30 secondi, perché il tempo ci rimane prima della pausa, poi riprenderemo dopo, Mattia Feltri sulla stampa qualche giorno fa ha detto anche che siamo... ci ha definito il suprematismo vittimista, ha detto noi in Italia siamo bravissimi anche a fare le vittime, si riferiva anche a un post apparso dove Cirino Pomicino attaccava Di Maio perché diceva quando Di Maio ha detto stiamo scrivendo la storia citando De Gasperi, qualcuno sotto un po' ignorante aveva risposto sì ma De Gasperi non veniva fuori da un ventennio così grave come quello veniamo noi, insomma, quindi come dire quello che scriveva Feltri era che noi siamo anche pensiamo sempre che il momento attuale sia il momento peggiore della storia italiana, lo rivede anche lei? Sì, c'è una perdita di guida dei gruppi dirigenti, delle classi dirigenti che devono rappresentare la storia del paese, e se questi gruppi dirigenti hanno perso la capacità di dare una guida al paese, questo è il punto da cui bisogna ripartire, non tanto da quello che pensa, che non si ricorda nemmeno che prima di Gasperi c'è stato il ventennio fascista. Quindi comunque un po' di problema culturale c'è. Problema certo, direi. Allora, ci fermiamo qui, riprendiamo tra 5 minuti, torneremo a parlare di questo, ma parleremo poi anche delle nostre zone, dei nostri territori, perché di sfide ce ne sono tante, le ricordava prima anche Biagioli, ci sono delle comunali ora il 10 di giugno, poi ci saranno una grande tornata l'anno prossimo, le europee, insomma tanto di cui prepararsi, a cui la sinistra, il centro-sinistra, chiamatelo come volete, un'area politica deve in qualche modo attrezzarsi per affrontare queste sfide. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi.
Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando con Mauro Grassi del Partito Democratico, Alessio Biagioli di MDP, Liberi Uguali alle ultime tornate elettorali. Parliamo dei delusi del centro-sinistra, insomma, poi l'argomento è ampio, però vorrei ritornare su questo però con un caso specifico, no? Qualcuno lo ha chiamato patto di desistenza. È successo in qualche comune, anche vicinissimo a noi, a Campi Bisenzio, che non sia stato concesso il simbolo del Movimento 5 Stelle a candidati che dovevano sfidarsi ora il 10 giugno. È successo però anche a Vicenza, a Siena, anche se non sbaglio, spesso anche senza motivazione, in qualche modo, come se, suggerisce qualcuno, il Movimento 5 Stelle e la Lega non vogliono farsi battaglia anche nei comuni e quindi in qualche modo ritirino il simbolo o non lo concedano. Questo però, immagino, per uno che magari ha fatto consiglio comunale 5 anni, chiedo a Biagioli poi a Grassi, ha fatto consiglio comunale 5 anni, battaglia e tutto il resto, e si trova il giorno prima della presentazione delle liste a non avere il simbolo, che segnale è, Biagioli? Ma è figlio un po' dell'eccesso di tolleranza che in questo paese a volte abbiamo, no? Perché siamo sempre a richiamare il rigore, le regole per gli altri, e poi alla fine si è consentito a Berlusconi di non fargli una legge sul conflitto di interesse, e ce lo siamo tenuti, non e si è subito le conseguenze di quel conflitto di interessi. Si sta subendo, 5 Stelle gli si consente di essere in Parlamento senza uno statuto democratico. Cioè, il punto è che se si sta in determinate istituzioni si deve stare secondo certi crismi, perché poi alla fine i nodi vengono ai pettine. E io non voglio sapere, perché sono tra i primi, ho scritto un post di genere, perché sinceramente la cosa mi ha anche dato fastidio, perché poi alla fine le persone, io le conosco, cioè tante persone che lo fanno, hanno un sentimento, si impegnano, certo. Non condivido il che dicano, ma continuo a rispettarle. Mi immagino se fosse successo a me, che dopo aver speso tutto il mio tempo per condurre una causa sul piano territoriale e quindi anche a vantaggio di un marchio nazionale, mi fosse stato negato la possibilità di candidarmi. Cioè, sono cose che sul piano personale secondo me pesano tanto. Però mi preoccupa di più qual è il disegno ci sta dietro. Perché fosse la desistenza, lo dichiarino. Certo. Si dichiara, noi siamo in fase di fare un'alleanza strategica, per noi questa è un'alleanza che non vale per questi mesi, ma potrà valere anche addirittura di presentarsi insieme alla Lega senza Berlusconi. Lo fanno legittimamente e si prendono le loro responsabilità. Penso non sia nemmeno soltanto questo, penso sia proprio anche la voglia di uscire dalla competizione e dal giudizio sulle amministrazioni locali, in dove il potere conta poco, per salvaguardare quello che è a questo punto il potere vero, cioè quello che si accingono a prendere entrando al governo. Questo è un po' un retropensiero che ho e che nessuno per questo momento mi toglie. Non penso sia casuale. Chi mi vuol far credere sia casuale, io non ci credo. Con risultati sui territori, insomma, che scarseggiano e che non arrivano a fare risultati buoni, basta guardare il Friuli fa scuola, dice Biagioli, Grassi, il Movimento 5 Stelle preferisce evitare in qualche modo lo scontro per rimanere con quella possibilità invece di governo centrale sicuramente più allettante. Sì, sai, il Movimento 5 Stelle è partito più leninista che c'è in Italia, quindi c'è questa visione molto centralistica, guidata dall'alto, da una strategia generale. Io non credo sia la desistenza. Anche da una SRL a dirla. Sì, tutto, non credo sia un problema di desistenza, perché questo, per farlo fruttare, lo farebbero fruttare al secondo step. Nei comuni si vota con un doppio turno. Io credo sia proprio un problema, come dicevo ultimamente anche Alessio, cioè che loro sanno che magari in certi posti prendono pochi voti, ma hanno magari dei gruppi che si discostano un po' dalla linea generale, e loro vogliono, in questa fase, vogliono tenere tutto sotto controllo e non dare immagini di sconfitta, quindi preferiscono non presentarsi piuttosto magari presentarsi e prendere il 5%, quindi laddove non sono sicuri di avere un buon risultato preferiscono non starci, perché quello gli interessa in questo momento è la partita nazionale. E quindi, essendo un partito leninista, guarda quella, non alle scorie locali che non gli interessa. Senta, ritornando al Partito Democratico, Grassi, la domanda forse più difficile: chi è oggi il leader del Partito Democratico? Bella domanda.
Ma credo il leader, che, nel senso della persona che più di sé attrae consensi e anche dissensi, è sicuramente ancora Matteo Renzi, perché credo se si ripresentasse ho l'impressione che avrebbe la maggioranza dei voti. Però credo che Matteo per Renzi... Per mancanza di alternative, dice lei. No, per mancanza di alternative. Matteo Renzi rappresenta dentro il PD, secondo me, una vecchia strategia. E quindi è il leader di una strategia che è stata provata e che si è dimostrata perdente. A me dispiace perché l'ho seguita fin dall'inizio. Io credo che nel PD... fatto in un certo modo, un PD che deve recuperare e ricostruire un elettorato di sinistra e così via, la figura di Matteo Renzi sia non solo non è necessaria, ma addirittura non è utile. Credo invece Matteo Renzi possa avere un grande spazio in un'altra area, in un'altra prospettiva, che non sia quella della ricostruzione di un partito di sinistra, che peraltro mi sembra non gli sia mai interessato. E quindi chi vedrebbe lei bene a guidare il partito la al parte di sinistra? Ma la parte di sinistra non c'è un leader ancora bello fatto, cioè, sento parlare di Zingaretti, non mi sembra un grande trascinatore. La sinistra credo sia, la parte sinistra, questa storia della sinistra secondo me deve farsi un po'... deve cercare di ricostruirsi sia una storia, sia una prospettiva, sia anche un leader, non ce l'ha. Biagioli, invece per quanto riguarda Liberi Uguali, gli schieramenti, visto che anche lì nei territori non è così automatico che si vada tutti insieme, tra le varie componenti, chi è? C'è un leader oggi designato, se no dove va cercato? No? Ma no, il leader designato non c'è, anche perché in questo momento Liberi Uguali non c'è, per cui non ci si presenta alle elezioni, ognuno va un po' in maniera libera, cioè in qualche posto c'è Sinistra Italiana, in qualche posto non c'è nessuno. Anche a Campi andate separate, se non sbaglio. Non ci si presenta. A Campi non, sì, non le c'è, due componenti, non c'è, diciamo. Le Liberi Uguali. E quindi cioè, il discorso del leader dovrà venire fuori tra quelli che ci sono, probabilmente se la giocheranno tra Speranza e Fratoianni, credo. Io vedo più Speranza, non lo so, questo vediamo. A me, in maniera corretta, di Grasso non mi dispiacerebbe. Qualcuno ha criticato Grasso, quando fu fatto il nome di Grasso, era una figura che doveva portare molto di più, cioè la figura istituzionale, la figura che desse tranquillità, sì, che facesse da garanzia anche su un progetto politico che in qualche modo nasceva un po' all'avventura, no? Sì, un poco tempo. A sinistra va bene, ma una sinistra che guardasse all'istituzione del governo, cioè per cui doveva dare quell'immagine lì. Il problema è che l'immagine complessiva che è venuta fuori da Grasso in poi è stato quello dell'arca di Noè, cioè quella che la barca dovesse servire a salvare tutti. E questa, ecco, credo sia uno degli aspetti che più ci ha penalizzato, cioè non un progetto a servizio dei cittadini, ma un progetto a servizio della classe dirigente. Io credo che questo, forse neanche in maniera errata, sia stata la lettura data, e un pochino era vero. Grasso, per età e per natura, non è che può essere il leader di questo soggetto politico. Credo che quello che dovrebbe venire fuori dovrebbe essere un leader nuovo. Io personalmente preferirei fosse nuovo di tutto, perché il futuro te lo giochi non tanto riconquistando gli elettorati, ma creando un progetto di lungo termine con anche elettorato nuovo. Spendiamo la parola per Alessio Biagioli, grazie. No, su questo io posso non spenderla per quei nomi che ha detto. Io credo che con Speranza e Fratoianni non vanno da nessuna parte, si ponga il problema di arrivare dal 3 al 3,2. Cioè la sinistra davvero deve ricostruire una sua prospettiva, una sua storia, e crearsi un leader che venga da alcune battaglie, da alcune posizioni. Non si può prendere delle... che c'entra? Chi è stato già in Parlamento magari? Ma no, ci vuole qualcuno che personifica, e io la smetterei con questa idea di deve essere giovane, vecchio. I leader sono leader, sono persone che riescono a trarre su di sé, a catalizzare una battaglia. Io sono fra quelli... Corbyn, io ho letto l'altro giorno, guardate, detto da me, absit in iure verbis, ho letto l'intervento di D'Alema su Marx.
Quindi D'Alema e Marx, per me sono due cose che, importanti, persone, Marx l'ho studiata fin da ragazzo, per me, però ha fatto un discorso profondo, cioè la sinistra, se vuole ritrovare uno spazio, deve ricominciare dai discorsi profondi, di lungo periodo, non richiamare due o tre feticci, l'articolo 18, cioè, queste cose non hanno più senso, deve rifare un'analisi della società, della globalizzazione, dire dove sta e avere un catalizzatore di questa idea. Un'identità, qualcuno direbbe. Forse anche rimettere in discussione il concetto di democrazia. Nel discorso profondo dicevo quello. Perché noi, se si continua a rincorrere questo sistema democratico, di fatto c'è un deterioramento della democrazia, perché il populismo spinto e la politica ostaggio della notizia e del giornalismo non produce progetti a lungo termine. Cioè oggi in politica è vietato o quasi impossibile pensare a medio termine, cioè. E questo non si può pensare a governare processi complessi e società complesse esclusivamente di breve termine, perché poi alla fine te guarda i leader che hanno vinto, cioè sì, che sì, ti propongano una ristrutturazione, una visione della società e del paese, no, ti propongano tre o quattro cose da dare in pasto, cioè il passone dei giorni. Molto l'hashtag aboliamo, no? Aboliamo, perché abolire si abolisce in un giorno, certo. È costruire che ci vuole mesi, ci vuole gli anni, ci vuole idee. In questo a me viene fuori un po' un ragionamento, siamo quasi in chiusura ma forse riusciamo a farlo rapidamente, cioè è il senso un po' della cultura civica, e questo ne parlavamo anche prima, ma un po' anche il senso della scuola della politica, no? Cioè, per fare politica, mettetela come volete, è una professione, non è una professione, ma di sicuro bisogna saperlo fare, bisogna avere un po' di scuola, di educazione. In questo senso i territori, almeno per il centro-sinistra, per tanto tempo i comuni, i consigli comunali sono stati la vera scuola della politica, no? La Toscana, che in questo senso aveva forse una marcia in più, oggi non è più quella Toscana monocolore di un tempo, e il centro-sinistra rischia di perderla anche nei suoi territori, così come poi la sfida regionale. Mi dite, secondo voi, se questa è una prospettiva, se bisogna ripartire da qui e come vedete le prossime tornate elettorali. Grazie e poi via Giovi. Ma io penso che governare il territorio, partire dai problemi, penso all'ILVA, vedere si fa un contratto sulla chiusura o no dell'ILVA con idee appena abbozzate, mi piange veramente il cuore. Cioè, noi abbiamo questa scuola, i grandi sindaci, i sindaci del territorio, ripartire dal territorio. Per fare questo, io non sono nemmeno, appunto, mai stato un leninista o cosa del genere, però insomma ci vuole un partito serio, un partito in cui si lavora davvero. Ma queste direzioni fatte, queste assemblee fatte da centinaia di persone, non si sa bene chi rappresentano. Cioè, bisogna ritornare ad avere un partito serio. Dove io sono stato dentro un partito serio, di cui sono sempre stato una minoranza estrema, ma in questo partito serio mi sono formato, sono cresciuto e ho fatto discussioni serie. Bisogna avere questa idea. Il partito non può essere, su questo sono d'accordissimo con Alessio, il posto dove si dice l'ultima cosa ci viene in mente pensando all'ultimo Twitter magari fatto due minuti prima. Insomma, bisogna ritornare alle cose serie. Per me questo è il punto fondamentale. Biagioli, d'accordo. Tra l'altro, insomma, ho visto Pizzarotti lancia il suo partito dei sindaci, diciamo così. Evidentemente anche lì c'è una vocazione di ripartire dai territori. L'affascina questa cosa? No, non mi affascina, perché anche lì si va per settori. È vero che la sinistra ha avuto in pancia, dentro di sé, nella scuola, le amministrazioni locali, anche perché è il posto in cui paradossalmente si rende meglio. Cioè, la vera riforma di sinistra sarebbe stata quella di dare potere ai sindaci, perché io, se invece un bilancio da 20 milioni ce l'avessi a 40, sono convinto di spendere meglio e complessivamente potrei gestire molte più cose di quelle fuori, anche con più giustizia sociale. Però è vero, da solo non si basta. Cioè, il sindaco ha comunque una visione troppo utilitaristica della politica, cioè noi da tenere le strade, a tenere i vetri, da fare cose, da risolvere i problemi, no? Però a volte ci manca anche l'apporto intellettuale, la visione complessiva, cioè una politica che sappia guardare anche il paese nel suo complesso, perché questo è un paese che non soltanto è diviso per classi sociali, ma è diviso anche in termini territoriali, cioè, non se ne parla più, ma la questione meridionale, certo, è ancora lì sul tavolo da sempre, poi la si legge nei colori di chi ha vinto le elezioni, ma credo sia molto più profonda rispetto a quello che viene raccontato.
Quindi il partito è anche questo, cioè è un luogo in cui si fa incontrare le generazioni diverse, si fa incontrare i mondi diversi. Cioè, se non c'è questo e saranno sindaci da sole, magari faranno meglio e le fanno sindaci, ma gli manca un altro pezzo. E quindi è comunque parziale, perché poi il rischio dei partiti dei sindaci, parliamoci chiaro, è che poi vogliono essere tutti leader. Cioè, tutti i cittadini, tutti i primi leader. Anche il tema delle liste civiche, ora va tanto di moda, che qualcuno è anche bravo, però poi alla fine c'è sempre un mondo che è concluso nello spazio politico di tutti i territori. Esatto. Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, io ringrazio Mauro Grassi, grazie Alessio Biagioni per essere stati con noi, grazie a entrambi, grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui, ci vediamo domani. Buona serata a tutti.